Dopo più di una settimana torna al TG Poro e quindi è il momento di solo risposte sbagliate. Erti ha riconosciuto il gioco Rampo, aggiungendo anche la console dove è stato pubblicato, perché di sicuro sapeva che Saturn non faceva parte del titolo, vero? Tra le risposte più sbagliate, premio il porting per Switch di Rampo. Mafiuza like a Mario. Risposta poraccissima. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che, state tranquilli, non vi abbandona mai. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, archiviato il Nintendo Direct, è giunto il momento di fare il punto della situazione di tutte le novità degli ultimi giorni. Ci sono così tante cose di cui discutere che molto probabilmente molte notizie dovrò ometterle per parlarne poi nei prossimi video. Quindi non c'è tempo da perdere, mi raccomando, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet. Poro e la fondazione del Poroverso. Per fare tutto ciò basta che vi iscrivete a questo canale. L'ho detto che è un video ricchissimo? Sì, è un video ricchissimo e in descrizione ci sono tantissimi link da cliccare. Cliccateli tutti e io ho detto tutto. Bene, iniziamo! Sarà passata più di una settimana, ma come al solito si parte dall'angolo della poracciata. Il TG Poro si è preso una pausa, ma la voglia dell'Epic Game Store di regalare giochi, quella non la ferma nessuno. Oggi è infatti l'ultimo giorno per riscattare l'insipido Recipe for Disaster, in attesa di poter aggiungere alla propria libreria Warpips. Chi è che non conosce Warpips? Beh, io. Aspettate un attimo, fatemi informare al volo. Torno subito. Accidenti, poracci, il gioco sembra essere niente male. Una sorta di strategico dove bisogna controllare il proprio esercito per invadere l'area avversaria. Una specie di tiro alla fune che richiede un po' di skill manageriali. Le recensioni su Steam sono ottime. Molto bene che non ci siano microtransazioni all'interno, ma purtroppo a mancare è il multiplayer. Dello sconto di Zelda ne abbiamo già parlato in uno shorts di oggi, ma la cosa è troppo bella per non essere riportata anche in questo TG Poro. Nintendo, presa da un raptus di follia totale, ha deciso di scontare Breath of the Wild. L'evento è così rivoluzionario che l'azienda ha addirittura scelto di pubblicizzare la cosa con un video dedicato. Peccato che non sia nulla di eccezionale, anzi, forse è lo sconto più poraccio di sempre. Fino al 19 di questo mese sarà infatti possibile acquistare la versione digitale e non fisica di Breath of the Wild al prezzo pazzo di 50 euro. Per quanto Breath of the Wild sia un capolavoro senza tempo, fa proprio male vedere i giochi Nintendo che dopo 6 anni dalla pubblicazione continuano a mantenere il prezzo pieno come se niente fosse. Cioè, ma veramente c'era il bisogno di pubblicizzare in pompa magna una cosa del genere? Beh, guardiamo il lato positivo. Il pass di espansione di Breath of the Wild, che esiste solo in forma digitale, è scontato a 13,99€ e se andiamo a vedere lo storico dei prezzi su Deco Deals, si tratta di un prezzo che non vedevamo da circa 2 anni. Quindi, se ancora non avete provato le 2 espansioni, questa è probabilmente l'ultima occasione utile per farlo, prima dell'arrivo di Tears of the Kingdom. Recentemente si parlava di un possibile ritorno di Mario Baseball e non è che il pubblico europeo abbia proprio fatto i salti di gioia. Però se volete prendere confidenza con lo sport del baseball, Konami vi viene incontro. Visto che l'azienda è consapevole che in Europa il baseball non se lo fila nessuno, ha deciso di scontare a 1 euro il gioco WBSCI Baseball Power Pros, titolo con cui ho una confidenza estrema, che è uscito la scorsa settimana. E indovinate un po', pare che non se ne sia accorto più o meno nessuno. Però insomma, per 1 euro il rischio ce lo prendiamo, no? Ma l'angolo della poracciata non finisce qui, pazzesco! Infatti abbiamo 2 notizie per quanto riguarda Sony. La prima è che il sito di eLabs ha nuovamente leakato i prossimi titoli del Plus. Questa volta però l'oggetto della soffiata sono i giochi che verranno aggiunti a partire dal 21 del mese ai tier Extra e Premium, quelli più costosi. E si tratta di 4 titoli niente male: Borderlands 3, Resident Evil 7, Scarlet Nexus e per chiudere anche Horizon Forbidden West, uno dei titoli di punta della lineup PlayStation dello scorso anno. I giochi sono ancora da confermare, ma come selezione direi che si tratta di un altro mese ottimo. Peccato che il catalogo dei classici sul premium ancora non decolli. E poi c'è anche God of War Ragnarok,
O meglio, in America è stato aggiunto un game trial dell'ultima fatica di Sony, Santa Monica. La versione di prova consente di giocare alle prime 3 ore di Ragnarok a tutti gli abbonati al Premium, una demo bella corposa per farsi un'idea della qualità del titolo. Per ora il trial è disponibile solo in Nord America, ma potrebbe essere annunciato da un momento all'altro anche qui da noi in Europa. Teniamo le dita incrociate. Usciamo dall'angolo della poracciata e gettiamoci subito sulle recensioni dei titoli appena usciti o che stanno per uscire. Inutile che vi aggiorni su Hogwarts Legacy, che è praticamente il gioco più discusso degli ultimi 100 anni. Piuttosto, in sordina sono uscite delle recensioni molto interessanti. Gli appassionati di rhythm game e di JRPG staranno tenendo sicuramente d'occhio il ritorno di Final Fantasy Theatre Rhythm, il titolo più fastidioso e impronunciabile del mondo. A parte questo, Square Enix sembra aver fatto centro con Final Bar, un capitolo straricco di contenuti. La versione base ha infatti 385 canzoni da sbloccare, un gameplay semplice e immediato e anche il multiplayer in cooperativa. Se siete incuriositi dal gioco, vi ricordo che potete provare una demo gratuita sull'eShop. Recensioni meno entusiasmanti invece per Tales of Symphonia Remastered e per Blank. Il primo purtroppo è una di quelle remaster che non convincono appieno. Il gioco in sé rimane valido, ma Bandai Namco non ha fatto praticamente nulla per aggiornare il JRPG agli standard qualitativi del panorama videoludico moderno. Un JRPG di 20 anni fa, senza sostanziali aggiornamenti alla quality of life e alla presentazione grafica, potrebbe non essere di facile digestione. Poi sarà che ormai ci siamo abituati bene con Metroid Prime, però Symphonia viene venduta a 50 euro. Non è mica poco. E invece per Blank i problemi sono più a livello di gameplay e di ottimizzazione. Carina l'idea di creare un'esperienza pensata per la cooperativa, ma al di là dell'ispiratissimo stile grafico ci sono troppi problemi e imperfezioni per godersi appieno il titolo. In primis una telecamera non proprio responsiva. Il titolo si può terminare in una manciata di ore e può essere giocato anche in single player. Io ve lo dico sinceramente, mi sarei aspettato qualcosina in più da Blank, un po' mi sa di occasione sprecata, però chissà, quando arriverà in sconto magari gli darò una chance. Passiamo dalle parti di Nintendo con dei piccoli aggiornamenti su Metroid Prime Remaster. Dopo parleremo di un polverone che si è alzato intorno al gioco, qui intanto riporto notizie positive. Innanzitutto il gioco è stato accolto in modo fenomenale da critica e pubblico. Siti e riviste di settore hanno salutato con votoni il ritorno di quest'iconica avventura di Samus e nell'arco di 2 mesi, tra questo e Dead Space e l'imminente ritorno di Resident Evil 4, alcuni tra i titoli migliori dell'anno rientrano tutti nella categoria dei remake e delle remaster. E c'è già chi si è iniziato a chiedere: operazioni del genere vanno valutate come se fossero titoli nuovi o andrebbero create delle categorie di giudizio a parte? Secondo voi avrebbe senso far vincere un GOTY a un remake? Ma come dicevo, anche la reazione del pubblico è stata fenomenale. Non solo lo vedo dall'interesse che genera il nome di Prime nel pubblico YouTube, ma anche dalle classifiche di vendita su Amazon. La remaster è infatti tra i titoli più venduti di tutta la categoria videogiochi in tante differenti regioni del colosso dell'e-commerce. E questo non può che essere un bene per il futuro della serie. Magari prima o poi Nintendo si renderà conto dell'importanza che riveste Metroid all'interno del suo catalogo. E chiudiamo con un titolo geniale. Yoko Taro l'ha fatto di nuovo. La mente dietro a Nier Automata ha presentato il suo prossimo gioco e preparatevi perché è il concept più assurdo di cui sentirete parlare da qui a un bel po' di tempo. Sega ha commissionato un titolo a Yoko Taro e il game designer ha partorito 404 Game Reset, un titolo mobile dove il giocatore dovrà ristabilire l'ordine in un mondo dominato da Sega. Infatti la realtà è stata corrotta dai cast, ovvero da delle identità originate dalle IP del publisher nipponico. Queste si sono concretizzate nella forma di donne attraenti contro cui dovremmo combattere. Negli screen è possibile vedere le personificazioni di Virtua Fighter, Virtua Cop, Afterburner e via dicendo. Io non aggiungo altro, lascio le immagini parlare, però non so voi, ma io già sento puzza di capolavoro. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Mentre siamo in trepidante attesa di scoprire quando Nintendo deciderà di aprire i pre-order per la Collectors di Tears of the Kingdom, a proposito, entrate nel gruppo delle offerte vorace se volete sperare di arrivare in tempo per il preordine, c'è anche un'altra domanda che ossessiona i fan e i collezionisti di tutto il mondo. Ma che fine ha fatto quella OLED in edizione limitata che era stata leakata qualche tempo fa? Beh, ci sono delle interessanti novità. Innanzitutto abbiamo la conferma al 99% che quelle immagini non erano fake. Infatti, come è stato fatto notare su Twitter, alcuni gadget della Collector's Edition riportano dei nuovi simboli non ancora mostrati
mostrati in nessun trailer di Tears of the Kingdom. Il fatto è che questi sono stati rivisti anche nelle immagini della OLED di Zelda, il che è un po' la conferma indiretta che sì, quel modello era legittimo, ma per qualche motivo Nintendo ancora non lo ha svelato. Io sono sempre più convinto che vedremo un evento a tema Zelda nei prossimi mesi nel quale verrà mostrata questa nuova variante della console, oppure che semplicemente verrà seguito da un tweet dove questa sarà svelata. Ma dall'America, e in particolare dal canale YouTube Nintendo Prime, arrivano altre conferme, questa volta un po' più fumose. In un video del canale infatti viene mostrato lo screenshot di quello che dovrebbe essere il software gestionale utilizzato da GameStop America, dove viene riportato in inventario un nuovo modello di Switch che sarà disponibile a partire dal 3/10, ovvero, leggendo la data all'europea, dal 10 marzo. È questa la data in cui verrà pubblicata la console? Non lo so, dubito, in parte perché è il Mario Day e sarebbe un po' un'invasione di campo pubblicare una Switch di Zelda in quella data. Piuttosto potrebbe trattarsi di un semplice placeholder oppure di quando la catena di negozi aprirà i pre-order, per una data di uscita non ancora comunicata. Però direi che tutti questi sono importanti dettagli che confermano l'esistenza di una nuova OLED. Ora siamo nelle mani di Nintendo. Poracci, secondo voi quando è che verrà annunciata ufficialmente? Come dicevamo prima, Metroid Prime Remastered sta avendo un successo di critica e di pubblico, ma con tutta l'attenzione che è stata puntata nei confronti del titolo non sono mancate le critiche. E la situazione secondo me è un po' spinosa e bisognerebbe rifletterci sopra. Vi spiego quello che è successo. Praticamente tutto l'internet, punto poro, è insorto indignato nei confronti della remaster quando ci si è accorti che negli ending credits, nei titoli di coda, non vengono citati né ringraziati gli sviluppatori originali della versione GameCube. Viene solo genericamente fatto appello all'opera originale con una scritta che riporta basato sul lavoro dello staff originale, ma si perdono tutti i nomi dei creativi che hanno permesso la realizzazione di Prime e di conseguenza anche la pubblicazione di questa remaster. Magari per molti di voi non sembrerà una cosa così fondamentale, ma sono comprensibili le lamentele da parte di chi ha lavorato a suo tempo sulla versione originale. Come già fatto notare altrove, il problema è che manca uno standard per quanto riguarda l'organizzazione dei titoli di coda, che ogni volta vengono composti secondo logiche arbitrarie. È anche vero che non penso avrebbe comportato chissà quale sforzo riprodurre anche i credits originali, magari in coda alla coda, soprattutto su un titolo che gira proprio su quel motore grafico, che poi si possono skippare o magari velocizzare e nessuno veramente le guarda. Insomma, ci sarebbero state 10.000 soluzioni diverse per integrare senza problemi dei titoli di coda che non lasciavano fuori nessuno. Sembra un'omissione abbastanza gratuita, dietro non ci trovo nessuna logica razionale, però sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Questa dei titoli di coda è una critica che lascia il tempo che trova oppure andrebbe effettivamente standardizzata la pratica degli ending credits? E per chiudere parliamo di numeri, parliamo di vendite, parliamo dei soldi. Riprendendo quello che ci eravamo detti qualche tempo fa, PlayStation 5 diventa sempre più facile da reperire al suo prezzo di listino, con buona pace degli scalper, e ora possiamo analizzare i dati di vendita relativi a questa nuova era della console Sony. E i numeri, come avevamo pronosticato, sono pazzeschi. Come riporta Christopher Ding di GameIndustry.biz, gennaio è stato un mese fenomenale per PlayStation in Europa. Ora che la piattaforma è reperibile, la console di Sony ha registrato un incremento di vendite del 202% rispetto al precedente anno. PlayStation 5 è stata la console più venduta nel vecchio continente, nonostante il rincaro di prezzo di 50 euro. Switch occupa il secondo posto in termini di hardware, con un calo di vendite dell'11% rispetto a gennaio 2022, mentre le Xbox crollano rovinosamente del 32%. In Giappone la situazione non è dissimile. Durante la settimana terminata il 5 febbraio, Sony ha distribuito 93.000 unità di PlayStation 5, uno stacco netto rispetto alle oltre 55.000 Switch vendute. In sé per sé questa è stata una settimana da record per PlayStation 5, quella con più vendite in assoluto se escludiamo i 7 giorni successivi al lancio del 2020, che registrarono la bellezza di 188.000 unità. E non c'è neanche bisogno di dirlo, in America la musica è la stessa. Secondo l'analista Piscatella, che riporta i dati del gruppo NPD, PlayStation 5 è stata la console più venduta di gennaio 2023 e di conseguenza
anche la piattaforma che ha generato più introiti. Insomma, un successo degno di nota, anche se ce lo aspettavamo un po' tutti. Però quindi ci ritroviamo in una situazione dove finalmente PlayStation 5 ingrana, mentre Switch inizia a perdere la spinta. E intanto Xbox fa sempre l'Xbox della situazione. Secondo voi, come si evolverà il mercato nei prossimi mesi? La scalata di PlayStation 5 continuerà senza interruzioni e piano piano l'interesse verso Switch andrà a spegnersi? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, anche a questo video lunghissimo, bravi. E vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Credits, Michele Ending, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ba ba ba.